Non ridere, Paolo. Posso stare rilassato così o... Siamo in serie. O quasi seri. Garda TV, siamo al Vinitaly 2015 a Verona e abbiamo qui con noi il direttore della cantina di Aldeno, che è solo a pochi chilometri dal lago di Garda. E Aldeno è famosa in realtà per il concorso enologico internazionale dei Merlot, però oggi non vi presentiamo un vino rosso, ma vi presentiamo un buon vino bianco con il direttore della cantina di Aldeno, Walter Weber, nonché enologo. La vostra mission, oppure la filosofia della vostra cantina, sarei curiosa veramente di conoscerla. Beh, intanto salve a tutti, benvenuti a Cantina Aldeno a Verona. La mission della cantina è semplice: dare al nostro consumatore il miglior vino possibile nella maniera migliore, più accessibile a tutti, la maggior qualità che possiamo. Walter, io so che voi avete diversi ettari, però non tutti sono a conduzione convenzionale, mi sembra, o sbaglio? No, noi abbiamo una totalità di 350 ettari circa, di cui 30 ettari sono già a conduzione biologica e quasi una decina che si stanno avvicinando al bio con il periodo di conversione. Il mercato oggigiorno si sta aprendo molto sia al biologico, sempre di più, però c'è questa novità del vegano, mi incuriosisce molto questa cosa. Sì, allora, prima di tutto il vino che abbiamo davanti noi è un vino biologico, ottenuto da uve biologiche, lavorato secondo il protocollo biologico in cantina, e la novità dal 2013 che Cantina Aldeno è la prima cantina in Italia certificata da ICEA col marchio BioVegan. Quindi osserviamo in cantina un protocollo vegano di trasformazione e vinificazione, ovvero in assenza di, non usiamo nessun derivato di origine animale. Quindi è molto interessante questa cosa, e ci sono oggigiorno anche già dei ristoranti che propongono solo prodotti vegani, solo prodotti biologici, una cosa molto particolare, quindi voi vi state approcciando praticamente a questi mercati, è una cosa molto curiosa. Certamente, abbiamo scoperto con grande gioia che il mondo vegano è molto vicino al consumo del vino e c'è un'enorme richiesta che ci ha già fatto ritirare dalla vendita per esaurimento scorte, esaurimento produzione, ben tre vini. Uno di questi è il moscato giallo secco bio vegano. Un goccino l'ho già assaggiato, a dire la verità. Mi spieghi qualcosa su questo vino? Soprattutto mi interessano le emozioni anche da provare con questo vino. Che cosa ti emoziona a te, soprattutto quando lo producete? Allora, fare uno moscato giallo si aspetta già qualcosa di soave, dolce al profumo, morbido, ruffiano, elegante. La scommessa è stato fare questo moscato giallo secco, in quanto nella linea convenzionale ne abbiamo già due con residuo zuccherino o dolci, e per dare a una sfumatura diversa a questo prodotto e renderlo più interessante per un determinato tipo di mercato. Se noi lo mettiamo al naso del moscato, c'è una soavità di profumi, una complessità che vanno dalla salvia a fiori di lavanda, un po' di citronella, una marea di profumi e di qualche sentore di frutta molto leggera, non molto matura. Lo mettiamo in bocca, le stesse cose le avvertiamo al gusto, molto persistente al gusto, e chiudiamo con un retrogusto decisamente morbido, pur non essendo un vino dolce ma secco. Ma quindi questo vino dell'annata 2014 è stato presentato al ProVine, cioè una settimana e mezza fa, e mi vuoi dire che lo avete già venduto tutto? Sì, nello specifico il moscato giallo, che i nostri utenti potranno comunque trovare in una distribuzione che copre tutta l'Italia, è composta la produzione di 8.000 bottiglie totali, un po' di più di 8.000, e l'altro giorno qua al Vinitaly, il secondo giorno in Vinitaly, abbiamo dovuto dire agli interessati che non era più disponibile, in quanto il trend di vendita non ci permette nemmeno di arrivare a fine anno con la produzione, quindi abbiamo bloccato tutte le vendite. Amici di Garda TV, io vi consiglio di correre in cantina subito, in cantina di Aldeno, perché ce ne sono altri di vini molto 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 buoni, e prima che siano venduti tutti approfittatene, correte, è vicino al lago di Garda, è un attimo, un salto veramente. Ti ringrazio tanto, Walter, e direi, visto che non si assaggerà molto spesso, salute. Salute.